la diagnosi di malattia allergica si avvale di alcuni test specifici. Il prick test rappresenta sicuramente l'esame di primo livello, di facile esecuzione, che può essere effettuato in qualsiasi periodo dell'anno, con l'unico limite di non essere, di non essere preceduto dall'assunzione di antistaminici per almeno 20, 96 ore prima dell'esecuzione del test semplice. E vi dicevo che è un test molto semplice. Consiste nell'applicazione di una goccia dell'estratto allergenico sulla cute dell'avambraccio e nel praticare una piccola scarificazione. Se il test è positivo, compare una reazione eritematopoinfoide che l'allergologo è in grado di interpretare. In alcuni casi, questi test, che ricordiamo hanno un'elevatissima specificità e sensibilità per le forme di tipo respiratorio, possono non essere concordanti con la storia clinica del paziente e quindi generare dei dubbi diagnostici. In questi casi si ricorre a degli esami di secondo livello, rappresentato innanzitutto dalla ricerca delle IgE specifiche nel siero del paziente e nei casi di allergia alimentare anche nei test di provocazione specifici in doppio cieco, che vanno effettuati solamente però in centri altamente specializzati per la diagnosi di questi pazienti. Con queste due metodiche si diagnosticano la stragrande maggioranza dei casi di malattie allergiche. Un discorso a parte deve essere fatto per le allergie a farmaci. Le allergie a farmaci a tutt'oggi hanno dei meccanismi molto diversi tra di loro e alcuni non li conosciamo in maniera profonda. Quindi in questi casi si può ricorrere, oltre che ai prick test quando è indicato la ricerca delle IgE specifiche, anche a dei test cosiddetti di provocazione orale o di scatenamento orale, per trovare eventualmente i farmaci a cui il paziente è allergico e quindi nel fare una corretta diagnosi per evitare pericolose reazioni, soprattutto per la somministrazione di farmaci per via parenterale.